Ciao a tutti e benvenuti a Gatto in Pillole. Oggi parleremo di una delle caratteristiche più invidiate e famose del gatto, ovvero la sua vista. Ma come vedono i gatti e quali colori riescono a distinguere? Metteremo a confronto la vista dell'uomo con quella del gatto. È noto a tutti come il gatto possa vedere al buio, o meglio, in condizioni di scarsa luminosità, riesce a percepire anche la luce più fioca, vedendo addirittura 6 o 8 volte meglio dell'occhio umano. La pupilla, sia nell'occhio dell'uomo che in quella del gatto, tende ad aprirsi o a chiudersi a seconda della quantità di luce presente. Nell'occhio del gatto la pupilla ha un movimento molto più ampio rispetto a quello dell'uomo. La visione periferica dell'uomo è di circa 180 gradi, mentre quella del gatto circa 200 gradi gli consente di individuare con estrema facilità le prede. Ma se da un lato il gatto è in grado di percepire anche un piccolo granello di polvere svolazzante in aria, di contro ha che deve avvicinarsi fino a circa 6 metri per poter definire i contorni di quell'oggetto. Quindi da questo punto di vista la profondità di campo dell'occhio del gatto è inferiore rispetto a quella dell'uomo. Dal punto di vista dei colori, quali colori riesce a distinguere e a percepire il gatto? Per molto tempo si è pensato che il gatto, così come il cane, non riuscissero a distinguere i colori e quindi vedessero in bianco e nero. Tuttavia negli ultimi anni ci sono stati dei grandi passi avanti e si è arrivati a capire che in realtà il gatto, oltre a vedere l'ultravioletto, riesce a distinguere molto bene il blu, il giallo e qualche tonalità di verde. Tuttavia rispetto all'uomo e anche ai cani, i colori risulterebbero essere molto meno brillanti. A questo punto la domanda la faccio io a voi. Preferite l'occhio del gatto o quello dell'uomo? Scrivetelo nei commenti. Questa pillola felina è giunta al termine, ma noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Gatto in Pillole.